diamo seguito ai risultati. È il quinto risultato utile consecutivo. E di questo ci fa piacere. È vero che avevamo tante assenze, però noi non dobbiamo guardare ciò che mancava, dobbiamo analizzare quello che c'era, che c'erano oggi. E la partita ha detto che oggi forse è stato il peggior primo tempo della stagione, non abbiamo approcciato bene. E poi invece nel secondo tempo la squadra ha reagito con veemenza, con la stessa intensità e mentalità che l'ha sempre contraddistinta, ed ha raggiunto il giusto risultato. Sono uscito dall'area tecnica per dirgli a Bois di restituire la palla, perché non aveva subito fallo, lui era stato in terra, il giocatore del Grosseto aveva buttato la palla e ha chiesto di restituirla e mi ha espulso. Arrigoni andrà valutato, è chiaro che la fatica è tanta, si è sentito contrarre il muscolo, speriamo che sia solo affaticamento, ma è chiaro che stiamo tirando la carretta in maniera importante, siamo ridotti all'osso. Secondo me oggi non siamo riusciti a scaricare aggressività sul campo. È chiaro che quando vuoi chiedi sempre tanto, chiedi tanta intensità, tanta aggressività, di andare a prendere alti gli avversari, devi avere tanta adrenalina in corpo, tanto furore agonistico, e forse oggi questo è mancato, e molto probabilmente io personalmente, perché poi sono io che do i feedback alla squadra, forse non sono stato molto abile e bravo a motivarli. Oggi siamo mancati, secondo me, dal punto di vista nervoso, e quindi devo fare anche una riflessione io come ho gestito questi due giorni, perché sicuramente ho sbagliato qualcosa, perché questa è una squadra che nei primi tempi ha sempre messo sotto chiunque dal punto di vista dell'intensità, dell'approccio alla partita. Oggi invece non è stato così, e è chiaro che questa è stata un'analisi che abbiamo fatto al termine del primo tempo. Essendo anche sotto il risultato, è chiaro che la voglia e lo spirito di rivalsa poi ti fa dare sempre qualcosa in più. Io ero amareggiato al termine del primo tempo, ma non tanto perché eravamo sotto nel risultato, perché sotto nel risultato ci può stare di andare, queste sono le partite, ma è il come ci siamo andati, cioè non siamo stati il solito termo, e questa era la mia amarezza, e soprattutto mi sono subito domandato il perché. Perché questa scarica forte in primis deve partire da me, molto, non sono stato bravo a dargliela. Ora dobbiamo assolutamente fare la conta, perché sicuramente mancherà Mungo, che è squalificato, valuteremo Arrigoni come tutti gli altri, e vediamo chi rientrerà, se rientrerà qualcuno, e poi è chiaro che noi cercheremo di lavorare andando alla ricerca dell'abito migliore dei giocatori che avremo a disposizione. Comunque sì, noi anche questa settimana avevamo lavorato con qualcosa di diverso, e negli ultimi minuti siamo passati a 5 dietro,